Davanti hanno un muro, dietro ne sta crescendo un altro. I migranti partiti dal Centro America sono a Tijuana, al confine tra Messico e Stati Uniti. Ma nessuno o quasi li vuole. Trump ha schierato l'esercito e ha limitato il diritto di presentare domanda di asilo. Gli abitanti di questa città protestano a gran voce contro i circa 3.000 disperati che sono partiti dal Centro America, per lo più dall'Honduras. In questi giorni dovrebbero arrivarne altri 7.000, aumentando se possibile ancora di più la tensione. Fuori, fuori, andatevene! No all'invasione! Prima il Messico! Alcune centinaia di residenti, ma anche qualche simpatizzante venuto da San Diego oltre confine, gridano ed espongono cartelli contro i migranti, che parlano la loro lingua, hanno le stesse facce. Li accusano di portare violenza e disordine, come se il problema numero uno di Tijuana, capitale della droga, del lavoro nero e della violenza, centinaia e centinaia di donne massacrate nella totale impunità, fossero i migranti. Ma in effetti adesso sono loro che si sono presi da scena, pronti a tutto pur di mettere un piede nella terra promessa. Ma i guardiani del paradiso stanno chiudendo le porte. La barriera al confine è stata rafforzata, così come la vigilanza armata, mentre gli ispettori di frontiera statunitensi non valutano più di 100 domande di asilo al giorno. Così la faccenda rischia di trascinarsi per mesi, esasperando gli abitanti di Tijuana, ma prima ancora gli stessi migranti, che ovviamente vorrebbero varcare il confine quanto prima, per ricongiungersi con parenti e amici che già vivono negli Stati Uniti. A sostenerli, un piccolo gruppo di attivisti che ricordano ai passanti arrabbiati che la carovana è composta da famiglie, donne e bambini.